È giunto il momento di aprire il computer. Voglio provare a vedere se riesco a aggiustarlo. Anch'io voglio partecipare, ce n'è uno anch'io. No, ci mettiamo 30 anni. Che mi hai rotto questo? Un altro. E mi dai sempre la roba rotta. Ehi, questo non apro Tieni. niente. Ma io non riesco più neanche con questo, però. Allora c'è qualche problema. E guarda, sono tutte spannate. Vedi? Ah, ma giravo dall'altra parte. Ma figa. Ma dopo te scegli di attaccarli? Figa, van lì, non c'è mica tante alternative. Sì, mi hanno detto che l'unica cosa è togliere la tastiera e provare a pulire quella. Per quello volevo aprire, capito? Io sono diventato anche un informatico, no? Come si chiamano quelli che aggiustano i computer? Ce li rompono più che altro. Penso di essere più bravo a romperlo che a aggiustarlo. No, dai, non dire così. Boh, adesso abbiamo pulito tutto con l'alcol e i cotton fioc, vedete? Tutta la tastiera bene, spazio dopo spazio, tastierino dopo tastierino. Vediamo se adesso la situazione è cambiata oppure no. Soltanto rimontando e provando possiamo venirne a capo. Così, fammi vedere. Sì, è così. È giusto così, solo che se tu non ce lo metti sotto, cosa hai fatto? Adesso ho capito. Quindi è una stronzata? Siamo qua da un'ora a fare le Guarda. stronzate? Ma va, ci cago, Nicola. Siamo stati qua un'ora per niente. Sì. Ma è una mega virata, fischia. No, mega virata che io non so fare, fa ste robe. Allora, per essersi acceso, si è acceso. Ora dobbiamo vedere se va la tastiera, ovviamente. Il mouse era ripartito, no? Il mouse era ripartito, sì. Ma già allora. Niente, ragazzi, delusione. Ancora non va la tastiera. Ce n'è già una fuori, Brad. Questa notte un animale oppure un cane, che non era Margot ovviamente, ci ha aperto il pattume. Ora Nicola è andato a chiedere le pinzette a Mario per tirar su la roba che è volata via. Guardate il sole proprio in mezzo alle due nuvolazze lì. Chissà oggi che giornata sarà. Che non si sa mai niente qua alle Canarie, almeno fino alle 11 della mattina. Sono andati via i ragazzi qua. Sì. Sono parcheggiati proprio qua dietro ieri i due ragazzi. Momento Lego. Costruzioni oggi. Oggi facciamo una trappola per i topi. Allora, questa mattina io invece mi farò la prima colazione proteica di sempre. No, di sempre no. Forse qualche volta mi è capitata di farla. Però il mio coach mi ha ordinato per queste prefeste di eliminare alcuni tipi di alimenti, Dove sta la scala? alcune classi, e
così tipo. E iniziare appunto la giornata a livello proteinico. E quindi niente. Questa mattina si inizia con un uovo. No, a dire la verità me la faccio all'occhio di bue questa mattina. Vediamo. Sì, guarda, va via proprio per quei cani. E penso ci abbiano fatto una grandissima sorpresa i ragazzi ungheresi. C'è la macchina qua, sono arrivati. Stavamo mangiando e sono venuti a suonare alla porta, a bussare, dei ragazzi che ci hanno riconosciuto. Vieni, Mario. E ci hanno invitato adesso a bere qualcosa. Non andremo in realtà a bere un caffè perché... Vabbè, che fa per venire qua, cioè. Ma non andiamo là con la tazza, almeno beviamo qualcosa, sì. Mentre siamo là, o sì, come loro, avevano bicchiere in mano, ragazzi. Io lo voglio guarda, andare là. Guarda, mettiamo qua. Va. E niente, adesso andiamo tutti là un pochettino a vedere che festa stanno facendo. Mettiamo. E torniamo a casa. Aiuto. Ma perché stai facendo questa cosa? Perché è tutto pieno là. Ah, è vero, vai. Ho detto, faccio io il caffè. Sta bello per noi. Buongiorno. Buongiorno. Tocca a te, papà. Buongiorno. Questa mattina è una mattina importante. Abbiamo puntato la sveglia presto. Perché io e papà dobbiamo andare dall'avvocato per metterci d'accordo un po' di cose per questa attività che siamo venuti a fare qua, sai? Te starai un po' da Mario stamattina, va bene? Così mamma e papà sono tranquilli nel riuscire a fare questa cosa, ci stai? Eh? Matti 5? Mi raccomando, non mangiare. Bravo. Lo dico a Mario, non ti faccio mangiare le schifezze. Ultimamente ne mangi troppe, ok? E lui ha te non la mangi. Aiutami, cade il telefono. Allora, cos'è successo? No, cosa vuoi? Cosa vuoi, Dren? Allora, quando vuoi il succo, ti prendo il succo. Non lo... Vabbè, tanto se fai giovedì.
Poi sei qua, vai tranquillo, porta pure. Sì, mi dispiace perché non riesco a usufruire, infatti stavo dicendo. No, ma ci sono, tanto se andiamo in spiaggia, poi oggi domani, poi alla fine. Catroi. Oggi dobbiamo fare la festa. I ragazzi, quelli ieri ungheresi, hanno chiesto se facciamo serata insieme con gin, roba, barbecue. Mamma mia, oggi. Mamma, cos'è che oggi o domani, detto. Che stiamo parlando? Stiamo parlando che ieri, ti ricordi quelli che sono venuti a salutarci con il furgone, quello blu, grande? No, io voglio qualcosa. Ah, quello ti stavo dicendo. Stavi dicendo che voleva qualcosa. Oggi stai dicendo che ti prendo il succo, lo lasci lì. Ne bevi due dita. Quella pastiera c'è una versione integrale, quelle cose. No, lascia lì. Mangiato? La lascia lì. No. Quando va con i miei. Vuole, cosa vuoi, da bere? La lascia lì. Vorresti da bere? Cosa fa? Un bicchierino di brioche. La brioche con la cioccolata. Cosa vuoi da mangiare, anche, che appena tipo, mangiato i cereali li hai lasciati anche lì? Lecca la cioccolata e lascia lì la pastina. Allora, cosa è successo quindi oggi, che poi mi sono persa? È successo che è saltato l'appuntamento con l'avvocato, quindi ormai ci troviamo qua a Puerto del Rosario, faremo un po' di giri qua, che comunque anche la città, visto che non c'è ancora sole né niente, sì, noi le vediamo sempre volentieri. Adesso beviamo qua un caffè tutti insieme, è venuto anche Mario perché ovviamente doveva rimanere con Dredd, però insomma è saltato anche per lui. Quindi niente, tutto adesso rimandato a giovedì mattina. E quindi niente, caffettino e poi vediamo cosa fare. Ciao, allora, lecce per Mario. Espresso. Ciao carina. Sì, la mamma. Ho bruciato davvero la lingua. La mamma d'espresso con la saccarina. La mia scorita, Se mi piace, devo sempre bere in queste condizioni. E anche dato tutto succo, guarda. Mettiteli. Vai. Grazie. Vai, Dredd. Vai. Fatto. E Dredd ha preso un... Come si chiama, Dredd, quello che hai preso te? Un succo. Grazie. Buon, partiamo allora. Quindi il programma adesso dov'è che andiamo? Alla Mercadona. Andiamo a prendere la roba per la festa. Non dovete andare prima per la bombola? Vabbè, sì, lo porto lì. Nel senso lì da... Giù, vado lì. Quindi prima portiamo Mario là, giusto? Margot, dai, giù. Giù che devo andare io qua. Giù? Dai, per Androna. Quindi adesso cosa facciamo? Portiamo Mario là dove deve giusto fare gas. Sì. E intanto noi andiamo al Mercadona o lo aspetti fuori o cosa fai? Sì. No, sì. Cosa? Portiamo lì e... Poi diciamo che aspettiamo il Mercadona, segna Mercadona, sì. Perché ci mette un po' lui, ti ricordi? Deve controllare. Va dentro. Esatto, ok, dai, va bene. Vamos. Beh sì, solo le verdure, magari la carne, poi l'acqua tonica per il gin tonic, sì, di stasera. Un po' di roba, cioè le robe che ci mancano, cioè. Non è che vale. Fare la spesona. No, abbiamo già fatta. Qualcosa da mettere al grill e cose di questo tipo. Formaggio. Non prendere anche la carbonella perché non so troviamo la legna. Ah, sì, giusto. Che già è più facile che trovarla che la lanzarote. Sicuro, però sì, se vogliamo però cercare un bancale per fare il fuoco dopo, cioè, capito? Oh, ma quanto è stato figo che ci hanno riconosciuto oggi per strada. Sì, Poi è sempre bellissimo quando allora, succede. Allora, ma io mi sto abituando perché capita spessissimo. Cioè. È vero, succede sempre più spesso, che bello. No, è bello più che altro, sì, perché... Le persone che ci fermano per strada sono anche persone che seguendoci già ti apprezzano, no? Per il modo, quindi sempre gente contenta di vederti, cioè quello è bello. Ti butta un po', ti butta un sacco, non per la roba, perché mi conosco. No, cioè
cioè, perché proprio ti butta un sacco di energia positiva, è come un consenso, come quando, non lo so, poi è bello comunque, a me piace un sacco. Poi sono anche persone con cui magari ci siamo ritrovati anche a mangiare una pizza, come in questo caso. Spero ci si facciano sentire che andiamo a mangiarci un bel pistone, qualcosa, un po' di pesce, che poi la pizza alle Canarie. Buona, anche la spesa l'abbiamo fatta, mettiamo giù il carrello qua. Non possiamo uscire, quindi... Guarda che tanto mi cavo questa mascherina. Non respiro. Devo fare, mi sa, due giri. Allora, ci fermiamo qua. E poi niente, fai due giri te. Ti aspetto qua perché sennò ho paura di Dredd io. Ti dice la strada da attraversare. Aspettiamo papà qua noi, Dredd. C'è così forte. Questo, vai e ti aspettiamo. Fa. Speriamo sta qui papà un momentito, eh. C'è anche l'acqua, vedi? E dopo ci sei te, quindi io ti devo tenere a mano. E quindi papà, abbiamo paura di attraversare quella strada lì, vedi che strada che c'è da attraversare. E siamo dall'altra parte della strada. Guarda Mario che è arrivato. Adesso fa la spesa Mario. E intanto noi andiamo a cercare una spiaggetta. E bacino mamma. Perché la mamma deve fare pale. Poi due te devi giocare, che siamo andati stamattina anche al parco un po', vero? Adesso andiamo un pochino a far correre la Margottina, mangiamo, poi vediamo dove andarci a parcheggiare, che così arrivano anche i nostri amici, quelli ungheresi. E abbiamo fatto, ho preso tutta la roba per fare la barbecoa e stiamo tutti insieme, va bene? Ti gusta? Perfetto. Adesso facciamo un po' di carne, stiamo un po' qua. Andiamo a vedere dopo l'ora un posto dove passare due giorni, o vorresti stare qua che chi se ne frega? Lavoriamo sulle cose, andiamo a stampare, ci sta anche quello? Adesso puoi metterlo. In che senso, no? Ma già vuoi stare fuori dalle balle? No, non qua, intendo dire anche più in là, dove eravamo con il furgone, intendo. Dove eravamo quando siamo rimasti a piedi con il dragonte, intendo. Solo che non so se la polizia lì ci dice qualcosa se accendiamo un fuoco. Ma è proprio brutto, cioè. Vabbè, intanto facciamo da mangiare, poi ci guardiamo. Dammi per piacere, mi passi un po' di sale per piacere? Quello grosso? Allora, calcoliamo che ne mangia due Dredd, direi. Da quante ne vuoi? Ah, due o tre anche io, tre almeno. Tre almeno, quindi quattro? Boh, non so, sono anche grossi. Per me non ci stanno. Uno, due, per me ce ne stanno tre a testa, sia per me che per te. Secondo te? Adesso siamo a tre. Uno. Oltre due ci a tutte le fai alla fine. Due, tre, sono tre a te e tre io. Posto quelle lì, mettile in freezer per te. Sì, è un'altra azione mia. È un'altra azione mia. Ci vai. Dice che era qua più o meno? Eh? Qua c'è il paese, la prima rotonda. Come avanti, ben su. Oh, però ci sta per andare a mangiare anche un gelato con te, ne capito domani, sì. Non lo so. Sì, beh, immagino domani prendiamo. Quanto ti faccio vedere? Ci sono tre parcheggi. C'è quello del paese, dove sono tutti i camper, però lì non puoi fare niente. Sì. Cioè, nel senso, sei lì, buona, la Margona può andare giù, lo schifo, quindi. Il secondo parcheggio. Vai col camper, la Margottina può stare libera e c'è il passaggio per andare in paese. Poi adesso fermati amore, cioè, non dire che parliamo, sì, che non... Ah no, sono io che ti sto
di questo posto qua, però se tu continui a parlarmi di altre cose io mi perdo. Adesso li guardiamo tutti e tre e così mi ricordo possiamo qua, mi ricordo qua. Quello è il paese, dici tu. Però era sulla strada, comunque i parcheggi erano sulla strada, io mi ricordo quello. Questo è il paese. Ma comunque dobbiamo vederli dalla strada, amore. Senza dire questo è, questo sì, no, è. Io lo so, è qua sopra, guarda, c'è la salita. Questo qui è il paese, sono sicuro. Guarda qua, ti metti qua con il telo. Com'è? Non si trova nessuno qua. È strabello, eh? Sì. Senti il fuoco qua, ti metti qua con le tue robe. Dai, chiamiamo i ragazzi. Due, tre sedie, mare qua. Dai. Cioè.